Radio Più Roma presenta Pillole di Musica e Liturgia, un programma di Agostino Maria Greco a cura della parrocchia San Giuliano. La riforma liturgica promossa dal Vaticano II è stata vasta e profonda. La sua azione, che non si è limitata a sostituire il latino con le lingue correnti, si è diramata un po' in tutte le direzioni. Un pilastro è stato la riscoperta dell'assemblea celebrante e di una assemblea che canta. Il principale obiettivo della riforma nell'ambito musicale era questo. In realtà, questo è lo scoglio contro il quale ci siamo arenati e contro il quale continuano a sbattere ondate di polemiche. Fra le forme di presenza e di coinvolgimento partecipativo alla liturgia, quella della musica e del canto è certamente la più attiva e impegnativa. Il canto dell'assemblea è il vero elemento di solennità dell'azione liturgica, è espressione dell'unità del credere e dell'amare, è l'elemento principale per giudicare la qualità di una celebrazione liturgica e il termometro del grado di partecipazione dell'assemblea stessa. Occorre però un po' di ordine e un criterio liturgico circa il canto dell'assemblea. Nelle nostre realtà, lo vediamo, si passa purtroppo da un estremo all'altro. In alcune comunità il popolo canta di tutto e di più, dall'inizio al termine della celebrazione, e il coro è bandito per un falso concetto di partecipazione. Al contrario, in altre comunità all'assemblea si chiude la bocca e ogni possibilità di intervento, perché si sostiene che è impreparata al canto, che mortifica la musica e quindi viene lasciato libero spazio al coro. Solo il coro può cantare durante la messa. Capiamo benissimo come entrambe le posizioni siano da scartare, ma sia l'intervento del coro che quello dell'assemblea dovrebbero armonizzarsi e non escludersi. Come si fa? Semplice. Partire dal rito, partire dalle premesse del messale che prevede tempi, modi, forme ed esecutori dei singoli interventi canori. È tutto scritto nel messale. Basta leggere e mettere in pratica. Ad esempio, il coro non può appropriarsi delle risposte, delle acclamazioni, dell'alleluia, del santo, delle risposte litaniche dell'agnello di Dio, di ciò, cioè, che rappresenta la spina dorsale dell'azione rituale. Se fa questo, il coro non svolge bene il suo servizio ministeriale. Nemmeno l'assemblea, però, può espropriare il coro di alcuni interventi musicalmente più esigenti ed elaborati, quali per esempio il Gloria, o il canto durante la presentazione dei doni, o il canto di ringraziamento dopo la comunione, o un eventuale canto di congedo. La prima conseguenza è quella mirabilmente espressa da un pioniere della riforma liturgico-musicale, il padre Gélignon, che scriveva, cito, «Le parole, i ritmi, le melodie, le armonie, gli strumenti che si usano per celebrare il mistero devono essere quelli dell'assemblea celebrante e non solo del clero o del coro». Fine della citazione. Bisogna tenere conto dell'arte che ogni fedele può abitare e praticare con facilità, in modo che possa partecipare più profondamente al mistero celebrato. Il tutto, come sempre, si ottiene investendo nella formazione dei fedeli, preparando musicalmente un'assemblea con prove assidue, con sussidi e soprattutto con una guida del canto dell'assemblea. Le nostre assemblee non possono essere abbandonate al loro destino. Se le lasciamo da sole, non riusciremo mai a farle cantare.